Il comune di Pesce è commissariato, la giunta, fino a ieri guidata dall'assessore anziano Aldo Morelli, è stata sciolta ma rimane in carica il consiglio comunale. La decisione del prefetto Gerlando Iorio arriva alla scadenza dei 20 giorni entro i quali il vice sindaco Guia Guidi poteva ritirare le dimissioni. Il prefetto ha nominato commissario del comune di Pesce il vice prefetto Vittorio De Cristofaro, con decorrenza da oggi, martedì 1 febbraio, e fino al termine del periodo di sospensione del sindaco Oreste Giurlani, il prossimo 6 luglio. Ecco, però lo statuto comunale del comune di Pescia prevedeva la figura dell'assessore anziano come alternativa, come guida dell'amministrazione, e poteva anche essere questa una strada da percorrere. Perché è stata scelta la strada del commissariamento? Ma qui non c'era nulla da scegliere veramente, non c'erano opzioni da fare assolutamente, non capisco da dove sia nata questa ipotesi. La strada è una sola, è quella prevista dalla legge e anche dallo statuto. Lo statuto prevede l'intervento dell'assessore anziano che possa sostituire il vice sindaco, ma in fase di assenza temporanea, momentanea del vice sindaco, non quando il vice sindaco si dimette e quindi è assente in maniera definitiva. Quindi su questo non ci sono dubbi. Non c'è nessun dubbio interpretativo da questo punto di vista. Ecco, ora la funzione del commissario si può ritenere anche una funzione politica perché dovrà seguire ipoteticamente diciamo, il programma della maggioranza, in quanto il consiglio comunale è comunque rappresentante della maggioranza, no? Quindi il commissario facente le funzioni del sindaco e della giunta dovrà comunque farsi approvare i provvedimenti dal consiglio comunale. Sì, ma questo non esclude che il commissario, avendo i poteri del sindaco e della giunta, faccia tutte le valutazioni sulla legittimità delle proposte in essere o delle iniziative in essere o quelle da realizzare e anche sulla loro diciamo, opportunità o convenienza. Quindi sono questi i due binari sui quali il commissario dovrà muoversi. Il commissario, il nostro funzionario qui presso la prefettura, il dottore Vittorio De Cristofaro, che tra l'altro è un esperto di enti locali, dirige proprio qui in prefettura gli enti locali e quindi saprà come rapportarsi rispetto a queste contingenze.